Grazie a Gianni Sommariva, nel 1991 l'Europa ha scoperto Lance Armstrong. Il texano vinse la settimana lombarda by Bergamasca e venne festeggiato da Gianni e Monsignor Aldo Nicoli. Ad organizzare la settimana lombarda by Bergamasca è il gruppo sportivo Domus Bergamo, di cui è presidente Stefano Civettini. Gianni Sommariva è sempre alla direzione generale. La 40esima edizione della lombarda si svolgerà agonisticamente da mercoledì 31 marzo a lunedì 5 aprile 2010. Martedì 30 marzo a Bergamo, in piazza Vittorio Veneto, verranno presentate le squadre professionistiche partecipanti. Civettini, Sommariva, Stefania Sommariva, che è vicepresidente del gruppo sportivo Domus, e altre autorità accoglieranno corridori e sponsor. Mercoledì 31 marzo, cronoprologo in salita, da Casazza a Collegallo, chilometri 6 e 600, partenza del primo corridore alle ore 14. Partenza quota 343, conclusione ai 762 metri del Collegallo, il colle del ciclismo. In palio il primo trofeo Monsignor Aldo Nicoli e i gran premi Ambrosini Supermercati, nuovo modulo Impresa Costruzioni, CRS Impianti. Uno spettacolare inizio per la manifestazione intitolata dal 1989 ad Adriano Rodoni, che è stato presidente della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica Internazionale. E in occasione della Settimana Lombarda del 2005, ad accogliere gli atleti all'arrivo c'era anche Franco Ballerini. La settimana 2010 è più lombarda, infatti saranno due gli sconfinamenti in provincia di Brescia. Il primo, giovedì 1 aprile, prima tappa, Calcinato, 156 km e 800 metri per velocisti, con partenza alle ore 11. Gran premio Giovanni Lecchi, gran premio Fiorenzo Montanari. Sette giri pianeggianti più un tratto supplementare. Questo rettilineo è pronto ad accogliere la prima grande volata della settimana lombarda 2010. Tappa Calcinato. Venerdì 2 aprile, seconda tappa, da Dalmine a Dalmine, 174 km e 400 metri, partenza alle ore 11. I velocisti affilano ancora le armi. L'obiettivo è trionfare nel Gran Premio REA, azienda già entrata nella storia della settimana lombarda. Un tratto in linea, poi sei giri pianeggianti nella bassa bergamasca, attraverso Seriate, Costa di Mezzate, Bolgare e Mornico, quindi il ritorno ad Almine. Grandi sfide ad Almine in passato, anche in occasione del Gran Premio REA, tappa della settimana lombarda 2008. L'ha vinta con un principesco sprint il toscano Gabriele Balducci, festeggiato sul palco dalla fanciulla romana Federica Nargi, che dopo la lombarda 2008 è diventata velina a Striscia la Notizia. Per la terza tappa si torna in provincia di Brescia. Sabato 3 aprile, Lumezzane, chilometri 125 e 500. Grazie
al prezioso apporto di Silvestro Geraldini, presidente del gruppo sportivo La Comida. Spesso il trofeo La Comida è stato decisivo ai fini della classifica generale. 41esimo trofeo La Comida, secondo trofeo Città di Lumezzane, seconda medaglia d'oro Mazzoldi Pierino Maffen, seconda medaglia d'oro Luigi Faustini, terza medaglia d'oro Tino Del Pietro. L'altimetria naturalmente incute timore. Due passaggi al passo del cavallo, quota 759, uno all'Odrino, 725 metri. E anche l'arrivo a Lumezzane e Gran Premio della Montagna, a quota 590. Nel caro ricordo di Tino Del Pietro e di tanti amici bresciani, i professionisti si daranno battaglia per conquistare il prezioso successo di tappa e magari anche la leadership definitiva nell'edizione 2010. Domenica 4 aprile il gruppo sportivo Domus e la Settimana Lombarda augurano buona Pasqua con l'inedita tappa da Grumello del Monte a Grumello del Monte, 152 km e 800 metri per la quarta tappa, con in palio il primo trofeo Plastimax. Partenza alle ore 11, naturalmente dalla Plastimax. Inizialmente i protagonisti dovranno ripetere 4 volte un circuito pianeggiante. Il finale è insidioso. Al chilometro 118, Gran Premio della Montagna di Soltocollina, quota 382, e poi verrà affrontato il Gandosso, 642 metri, a meno 3 km dalla conclusione. Il Colle Gandosso è un autentico trampolino verso Grumello del Monte. La quinta ed ultima tappa, lunedì 5 aprile, è la tradizionale Montello-Bergamo, 153 km. Il via verrà dato alle ore 8.30 dalla Montello SPA, sponsor di tappa. In palio anche il quinto Memorial Francesco Civettini. Dopo 3 giri pianeggianti, il gran finale, col passaggio sul Colle Gallo, ennesimo omaggio alla santa protettrice dei ciclisti bergamaschi. Si proseguirà verso i 962 metri d'altitudine del Selvino, tetto della Settimana, e il trampolino di Colle Aperto, 375 metri. Nel 2009 lo sprint in piazza Matteotti lo vinse Luca Paolini, la Settimana Lombarda Daniele Pietropolli. Atleti entrati nella stima di tutti, come la Settimana Lombarda Pai Bergamasca. Stefano Civettini, Gianni Sommariva, Stefania Sommariva e tutta la Domus vi danno appuntamento per martedì 30 marzo a Bergamo per la grande presentazione delle squadre.